Salve a tutti ragazzi, sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale, video brevissimissimo in cui andiamo a fare l'unboxing della Nux MG400. Questo video è solo e solamente un unboxing, quindi andiamo a vedere, ad elencare che cosa troviamo dentro la scatola, dentro la confezione. Naturalmente dopo questo video seguirà la recensione vera e propria. Voglio comunque ringraziare Piazzo Strumenti Musicali per avermi inviato la Nux MG400 e quindi avermi dato la possibilità di testarla, di provarla e di recensirla nel video che verrà proprio per voi. Detto questo, trasferiamoci subito sull'altra camera e andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Ebbene, eccoci qui, la scatola si presenta in questo modo qui. Come prima cosa andiamo a sfilare questo involucro esterno e andiamo ad aprire dunque la scatola. Al suo interno, come prima cosa, troviamo questa busta contenente il manuale di istruzioni e altre informazioni sulla garanzia. Vediamo già subito in bella vista la Nux MG400, che adesso vado a togliere, mentre per il resto non c'è altro niente, quindi questa possiamo anche spostarla. In quest'altro involucro di spugna troviamo anche una scatolina dove sicuramente troveremo l'alimentatore, ed infatti ecco, abbiamo allora un cavo USB di tipo C per collegarla al computer in modo da utilizzarla con l'editor e anche come scheda audio USB, e abbiamo l'alimentatore vero e proprio da collegare alla linea elettrica naturalmente per accenderla. Qui invece abbiamo la Nux MG400, come sappiamo è composta da 4 foot switch, 6 knob, pedale di espressione integrato, ingressi, uscite, prese cuffie, pulsante di accensione e di spegnimento e presa USB. Bene ragazzi, il video quindi è giunto ormai al termine. Come vi avevo promesso, era un video molto breve, giusto per vedere un attimo che cosa troviamo nel contenuto. Ovviamente ho voluto diversificare, questo è un unboxing, mentre arriverà successivamente una video recensione, quindi dove andremo a vedere quali sono le funzionalità, come suona la pedaliera e quant'altro. Naturalmente non mancheranno anche dirette live streaming in cui andremo appunto a fare un overview dettagliata su questa pedaliera, ma soprattutto anche a confrontarla con la Miraglia, ovvero la Nux MG30. Tutto questo grazie a Piazzo Strumenti Musicali, che ha deciso di inviarmi appunto questa pedaliera, quindi io voglio veramente ringraziare Piazzo. Vi invito anche a fare un salto sul loro sito piazzostrumenti.it e se siete dalle parti di Padova, Mestrino, potete anche andare di persona nel loro negozio, dove potrete trovare sia la Nux MG400 ma anche molti altri strumenti, molti altri sistemi digitali. Detto questo, non perdetevi i prossimi video, quindi vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina. Vi invito anche, perché no, a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove potete trovare fra le altre cose anche preset, patch proprio per la Nux MG30 e successivamente anche per la MG400 che abbiamo visto un attimo fa. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao.